Buongiorno ragazzi e bentornati sul mio canale YouTube. Oggi siamo al video dei terminati del mese di maggio e di giugno. Come sempre, prima di iniziare il video, vi ricordo di controllare nel box informazioni tutti i miei social, in particolare il blog, che è il mio canale principale, Twitter, Pinterest, pagina Facebook, Instagram e la mia mail qualora qualcuno di voi abbia necessità di contattarmi. Allora, cominciamo da dove? Dai profumi questa volta. Allora, innanzitutto ho terminato questo Eau de Toilette di Bulgari, la confezione credo sia conosciutissima, questa è la versione Coral, mi è piaciuto molto, per lungo tempo è stato il mio preferito. Se lo ricomprerò, sì, ma non nella versione Coral. Vorrei comprare la versione che ha la boccetta giallina, si chiama Indie, me l'hanno fatto provare presso Sephora, è molto speziato, veramente ricorda l'Oriente, mi è piaciuto molto. Quindi probabilmente cambierò per quello, ma confermo la scelta per l'Eau de Toilette Bulgari. Ho terminato inoltre questi due tester, uno di Cartier che mi era stato regalato in profumeria, non so se la camera lo mette a fuoco, comunque ve lo leggo io, è Delices di Cartier. Diciamo Cartier fa dei profumi per me un pochino retro, un po' forti, per cui non è fra i miei preferiti, per cui non credo che lo testerò mai in full size, però se qualcuno di voi fosse interessato a provarlo, questo è il suo nome. Mentre sì, mi è piaciuto La Vie est Belle di Lancôme, vediamo se la macchina riesce a metterla a fuoco. È questo, forse se faccio così. Eccolo qua, vedete, La Vie est Belle di Lancôme, questo non è male. Dopodiché andiamo a questi. Allora, ho terminato e di questi vi ho parlato spesse volte, le mie capsule al germe di grano. È un integratore alimentare della Body Spring che io nei momenti dell'anno in cui mi sento un pochino più affaticata utilizzo. Perché? Perché l'olio di germe di grano, come forse qualcuna di voi sa, è una fonte inesauribile di vitamina E. La vitamina E ha per la nostra pelle proprietà antiossidanti per il nostro corpo in generale, per cui curare la nostra pelle non solo attraverso, per carità, creme e abbellirla grazie al make-up, ma soprattutto curarla con una sana alimentazione, buone ore di sonno e soprattutto quando se ne sente la necessità con un integratore alimentare come questo mi sembra perfetto. Quindi, ripeto, come anti-aging, antiossidante, illuminante, io a volte mi prendo alcune di queste capsule. Dopodiché, prodotti che ho terminato questo. Allora, forse qualcuna di voi conosce il marchio, eccolo qui, Bath & Body Works. È un marchio molto noto negli Stati Uniti, ha delle catene molto colorate, profumatissime. I prodotti sono buoni, questo in particolare sono buoni, scusate, in termini di profumazione, ma non in termini di inci. Questa è una body lotion, quindi una crema corpo idratante, una lozione corpo idratante alla vitamina E. Però sinceramente non mi ha entusiasmato l'inci, per cui per la fascia di prezzo che è medio-bassa, se ne trovano delle altre, non la ricomprerò. Sì, però le profumazioni sono meravigliose, per cui capisco il successo di questo marchio. Dopodiché, questo shampoo Pantene, io sempre compro lo shampoo Pantene in generale perché mi lascia i capelli molto morbidi. Questa era la versione, vedete, protezione e giovinezza, magari ve lo avvicino. Quindi veniva pubblicizzato come un sistema anti-età, vedete, lo dice qua. Il sistema anti-età Pantene protegge 7 proprietà dei capelli giovani. Forza, dice, splendore, levigatezza, idratazione, riparazione dei danni, punte definite. Diciamo, questo è come viene pubblicizzato. Io vi dico, ho difficoltà a volte a apprezzare su uno shampoo queste caratteristiche, per cui per carità mi trovo bene, sempre ricado sullo shampoo Pantene, ma questa protezione e giovinezza non l'ho potuto apprezzare. Dopo tipo 2-3 inverni ho finalmente terminato la crema mani Glisolid, mi sono trovata bene, però se la dovessi ricomprare non comprerò questa versione perché esiste della Glisolid una crema sempre mani che non unge, che la trovo più pratica per tutte, diciamo, soprattutto nell'utilizzo quotidiano, quando magari si sta al lavoro, si svolgono commissioni, avere le mani untuose non è consigliabile, quindi questa versione qui la consiglio più che altro per impacchi notturni, quindi la ricomprerò sì, ma in un'altra versione. Ho terminato
i prodotti Veleda che mi erano stati inviati. Questa rosa è la versione, diciamo, per pelli delicate, priva di profumi addizionali, di additivi chimici per profumare, quindi è particolarmente adatta per le pelli sensibili. Mi sono trovata bene, decisamente. Ho terminato anche, e ve li avvicino qui, i prodotti sempre Veleda per la pulizia del viso, quindi il latte, il tonico e il 2 in 1. Sono molto efficaci rispetto, diciamo, scusate, sono molto efficaci rispetto alla rimozione del make-up. Allo stesso tempo la pulizia che garantisce mi sembra profonda ed efficace, per cui sicuramente sì, potrei ricomprarlo. Dopodiché ho terminato anche sempre dalla linea Veleda questo prodottino qui, che è il siero da giorno al melograno. La linea melograno è quella anti-aging, per cui sicuramente comincia a essere più adatta a me, e questa sì, sicuramente la ricomprerò. Ho terminato, ma non li ricomprerò probabilmente, i prodotti Chemei. Allora, Chemei è un buon marchio italiano dedicato alla fitocosmesi. Mi sono trovata benissimo, devo dire la verità, con questa crema, che è la Lidro Flog Cream. Io ve ne avevo parlato a rientro da New York, dove questa crema mi aveva, diciamo, protetto abilmente dalle escursioni termiche, e che a New York c'erano in primavera. Le temperature andavano da bassissime a altissime, e questa veramente mi ha protetto. Per cui sì, con questa mi sono trovata bene, così come con la Lidro Lotion Face, che si applica con contagocce. Solo perché non la ricomprerò, perché può sembrare strano, mi sono trovata bene ma non ho desiderio di comprarla, semplicemente perché gli inci di queste creme o di queste lozioni sono molto molto elaborati, e io, come gusto personale, non amo inci così elaborati. Cioè, io preferisco una lista ingredienti breve, efficace, con buoni principi attivi, senza 3.000 ingredienti, diciamo, costituenti. Ma questo è solo un gusto personale, ripeto, mi sono trovata benissimo con questa e bene con questa. Dopodiché, assolutamente di questa vi devo parlare. Questo è il tester dello skin food, quindi del cibo per il viso. Questa crema portentosa del negozio Live and Organic di New York. Live and Organic di New York è un negozio bio, o organic come lo chiamano loro. Di fronte adesso viveva Clio Zammatteo. Io avevo sentito parlare da lei di questi prodotti, e questo negozio vende questa linea Be Yummy, di cui vi parlerò presto nel mio blog. Anzi, vi prego di, ripeto, continuare a seguirmi. Vende questa linea Be Yummy tutta a base di miele. È una linea ottima. Io ho testato lo skin food e ieri sera ho cominciato a testare anche la crema al miele. Sono veramente prodotti ottimi. E Live and Organic, fra l'altro, ha rivenditori in Italia, scusate, per cui rimanete sintonizzate, perché sul blog presto tutte le informazioni, una sorpresa, anche un codice sconto per voi che mi seguite. Ed infine, ultimo prodotto, in questo caso capelli, ho terminato questo mascara. Questo è un mascara per capelli, ossia io i capelli che non sono mai stati trattati chimicamente, io in vita mia non li ho mai né tinti, né ho fatto nessun trattamento di alcun tipo che sia chimico, per cui ai primi capelli bianchi ho preferito comprare una cosa piccola come questa, che andasse a agire localmente. È sostanzialmente, ora ve lo mostro, un mascara. Spero di non muovere troppo la telecamera, perché oggi ho un piccolo problema con la telecamera. Allora, l'applicatore è proprio come quello di un mascara, vedete, localmente vado a pettinare quei 2-3 capelli grigi che ho, e a garantirmi che non si vedano. Questo è un prodotto che al risciacquo, diciamo, ovviamente viene via, per cui va riapplicato. Costa sui 7 euro, si reperisce benissimo presso le profumerie, ma anche per le forniture per parrucchiere. Esiste in varie colorazioni. Io ho preso la 218. Fate solo attenzione che spesso il colore mostrato qui è più scuro di quello che è in realtà. Questo sembra un marrone scuro, mentre in verità è un castano. Per cui, ragazze, questi erano i miei prodotti terminati. Guardate qui che cosa, diciamo, vi lascio. Ecco, questi erano tutti quelli che abbiamo commentato insieme. Spero continuerete a seguirmi, e mi farebbe piacere ricevere qualche vostro commento, e se vi va, un bel mi piace. A presto, ragazze, ciao!